Non uso mezzi termini. Il presidente della Corte dei Conti Giampaolino, sostenendo che occorre con urgenza una revisione e razionalizzazione della spesa e degli apparati pubblici. L'opera di risanamento dei conti pubblici non ha ancora raggiunto per la Corte dei Conti molti settori su cui grava una pesante spesa pubblica tra rappresentanze istituzionali, corruzione, consulenze e l'opprimente burocrazia. Il risanamento, seppur valido, ha creato nell'ultimo anno un ulteriore divario tra i redditi medio-bassi e quelli alti, deprimendo i consumi degli italiani. Ed allora cosa fare? Magari ridurre la pressione fiscale, in Italia non solo a livelli altissimi, ma anche con significative differenze territoriali per famiglie e imprese. Magari, ma non è facile, dice la Corte dei Conti, ridurre la pressione fiscale se non si vuol venir meno al rispetto degli obiettivi europei. E poi un decalogo sui mali italiani. Ad esempio, risorse finanziarie ingenti provenienti da Bruxelles vengono sottratte ai loro scopi di crescita economica a causa di irregolarità e frodi. E poi l'elevato numero di condanne subite dall'Italia a livello europeo che rende il nostro paese maglia nera in tema di violazione dei diritti fondamentali. In particolare la Corte dei Conti ricorda la condanna per il trattamento carcerario del nostro paese a livello inumano e degradante. Infine, sulla polemica delle ultime ore sui derivati, strumenti finanziari a rischio e tempi dell'entrata nell'euro, la Corte chiede massima trasparenza. E dalla Corte dei Conti all'Agenzia delle Entrate, che nel 2013 metterà in campo 800.000 verifiche sul sistema di classificazione degli immobili, cioè per capire se gli italiani pagano le tasse sulla casa sulla giusta base imponibile. Nella bozza del piano presentato oggi dall'Agenzia delle Entrate anche la semplificazione degli adempimenti e la lotta serrata all'evasione fiscale, dove si punta al recupero di 10,2 miliardi di euro. Nel 2013 ci saranno oltre 1,6 milioni di controlli fiscali tra verifiche automatiche e accertamenti vari.